Where I guess I don't have ten on the let you mo. Kelly, to live without you. Dovrei essere qui, dovrei essere fuori a combattere la criminalità. E invece no, il commissario Gordon vuole che incontri questa sua amica. Dice che può aiutarmi a risolvere il mio problema di gestione della rabbia. Signor Batman, prego si accomodi. Corre, è Batman, e con agilità, in un attimo è qua, proprio qua. Ci piace Batman, ci piace com'è. Vede, dottoressa, parte del mio lavoro consiste nel mettere paura. Ma quello che la gente non sa è che io ho un sacco di problemi. Sono esperta di disturbi del comportamento e della personalità. Esercito questa professione da quasi 10 anni. Lo so, sembro una ragazzina. Il mio segreto? Un bicchiere di succo d'arancia ogni mattina. Ma soprattutto tanta, 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 ma proprio tanta, fede in Gesù Cristo, nostro Salvatore. A quanto mi hanno riferito, lei è l'unico testimone del delitto della sua famiglia. Mi dica la verità, signor Batman. Quello che dice in questa stanza rimane in questa stanza. Lei lo sa chi è il colpevole? Beh, è tutto molto confuso. Però ricordo che mi chiamò quella notte Michele Misseri, accusandosi del delitto. Però non furono mai trovate prove che confermassero la sua versione. Nessuna, nessuna, nessuna. Batman tende ad incrociare due realtà. Da una parte c'è la Gotham oscura, popolata da supercattivi che devono essere sconfitti per il bene dell'umanità. E dall'altra c'è il nostro mondo, l'Italia, il paese degli sprechi, dei vizi, delle raccomandazioni, dei malcostumi, di Sodoma e Gomorra, degli impuri, degli infedeli, dei peccatori, dell'inferno. Il paese che può essere salvato solo dalla fede, perché quando i cavalieri dell'Apocalisse arriveranno, non mi prenderanno, perché il mio cuore è puro, e loro lo sapranno, e come se lo sapranno. Questa Roma è una città difficile da capire. Un esempio, una singola piazza Bologna ti costa 800 euro. Il biglietto dell'ATAC ti costa 1,50 euro e il servizio ne vale a stento 38 centesimi. Per non parlare della mia consulenza al settimo Tuscolano. Lì mi pagano in buoni pasto e la Conad sotto casa nemmeno li accetta. Per arrivare a fine mese sono costretta a fare il doppio lavoro. Interessante. E di che cosa si tratta? Beh, faccio recensioni cinematografiche per una radio locale. Beh, complimenti. E com'è che hai ottenuto questo lavoro? A modo mio. Io credo di poterle dire sin da ora che il suo problema non è di natura psicologica. Lei è insicuro. E questo perché soffre di una profondissima crisi spirituale. Lei ha perso la strada che il Signore le ha indicato. Quale Signore? L'unico Signore. Cristo nostro Salvatore. Si fidi di me, Batman. Lei deve recuperare la fede perduta. E non sarà una scienza gretta come quella della psichiatria ad aiutarla. Ma lei è una psichiatra. Ma non per scelta! Io volevo fare la prete. Ma il Vaticano sessista non me lo ha permesso. Si fidi di me, Batman. Lei deve affrontare una prova di fede. Una prova di fede.
sentite il vento della fede? Questo è un regalo di Dio. Dio è con noi. Lo sentite? Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per consolidare la fede verso l'unico, vero, grande salvatore di questa terra, Gesù, figlio di Dio. Allungate le vostre mani verso quelle del Signore e lasciatevi accompagnare. Adesso, figli miei, guardate il mare. Il mare è Dio, lo sentite? Vi sta chiamando. Andate verso di Lui. Andate e camminateci sopra. Andate, figli miei. Vai, figlio mio. Vai. Vai. Andate. Vai. Bravi. Blake, sono Gordon. Abbiamo un problema. Dica, commissario. Sembra che un gruppo di persone di Ostia abbia provato a camminare sull'acqua e sono annegati. Soliti idioti. Ci penso io, commissario. Ah, Blake, un'altra cosa. Dai testimoni sembra che uno di loro avesse una maschera e un mantello nero. Mi dispiace. Tipo rabbioso, che deve ancora trovare la sua dimensione in questa città. Però una cosa di me la so benissimo. Non so nuotare.